senza fare una lezione di storia, non ho questa presunzione come altri, però qualche libro è bene leggerlo ogni tanto. Il caso più recente che tutti ricordiamo, la guerra di Crimea, che nel 1861-63 vide impegnato il regno di Piemonte, non c'era ancora l'Italia unita, e Cavour mandò i bersaglieri che già esistevano a una guerra per inserire il regno di Piemonte nel contesto internazionale, per avere l'appoggio per, diciamo, il processo di unificazione italiana che era in corso con le guerre del Risorgimento, così noi l'abbiamo chiamato. E andarono i bersaglieri in Crimea a combattere guerre tra russi e la comunità internazionale. Quindi purtroppo questo problema non è nuovo, e quindi che vivano popolazioni di diversa storia, di diversa etnia, è una questione evidente. Anche la stessa storia della Crimea che ho già citato, fu Khrushchev, che era il capo dell'Unione Sovietica ma di origine ucraina, a dare la Crimea all'Ucraina, che però stava allora dentro un sistema complessivo della dittatura sovietica comunista, per cui contava poco spostare la Crimea da uno stato all'altro, perché comandava soltanto la dittatura di Mosca.